Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo come al solito che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. È ottobre, Halloween si avvicina, quindi ho deciso di parlarvi di un serial particolare. Anche lui è stato segnato da un'infanzia violenta e tormentata, a cui, ahimè, nessuno ha prestato attenzione. Oggi parliamo di Peter Curtin, soprannominato il vampiro di Düsseldorf. Ci troviamo in Germania, quindi abbiate pietà di me con le pronunce perché io non ho mai studiato il tedesco. Quindi di sicuro sbaglierò tantissime pronunce, ma se avete voglia di correggermi tra i commenti a me non può che far piacere. Detto ciò, dovete sapere che questo è uno dei più celebri serial della storia. Ha commesso almeno 12 omicidi accertati, ma si presume che in realtà ne abbia commessi ben 30. A questi omicidi si aggiunge un numero incredibilmente alto di aggressioni, concentrate nel periodo tra febbraio 1929 e maggio 1930. Ho deciso di parlarvi di Peter perché era solito colpire con delle armi da taglio, più precisamente una forbice. Inoltre era solito bere il sangue dalle ferite delle proprie vittime. In realtà c'è da dire che le armi variano parecchio. Peter inizia a colpire con una forbice, poi compra un pugnale e infine utilizza anche un martello. Non ho mai parlato di un serial simile prima, ma come al solito andiamo con ordine. Peter Curtin nasce a Mülheim, un sobborgo di Colonia, il 26 maggio del 1883. La sua famiglia è molto povera e Peter passa la sua infanzia in un monolocale con i suoi 13 fratelli. Suo padre ha dei seri problemi con l'alcol, quindi il suo misero stipendio da operaio se ne va in alcolici. Inoltre è un uomo molto violento in famiglia. Il padre di Peter è solito tornare a casa ubriaco e costringe sua moglie ad avere rapporti intimi davanti ai loro figli, probabilmente perché in quella casa c'era davvero solo una stanza. E l'alcolismo del padre di sicuro non favoriva la discrezione. Si pensa che la base degli impulsi già sadici di Peter siano da ricondurre agli episodi violenti a cui ha dovuto assistere durante la propria infanzia. All'età di 8 anni fa amicizia con una calappiacani che abita nel suo stesso edificio e quest'uomo è un pervertito. Insegna a Peter come si raggiunge il massimo piacere con la propria mano e gli insegna a torturare dei cani. Ma soprattutto gli insegna a farli accoppiare forzatamente. La sessualità, Peter, purtroppo, la scopre attraverso i visi deformati dal dolore di sua madre e dalla furia di suo padre, oppure attraverso i guaiti dei cani che obbliga a far accoppiare. A quanto pare, Peter è solito anche toccare questi animali per farli arrivare al massimo piacere. È così che a Peter dei rapporti intimi resta in testa solo che li si impone agli altri. Quindi la sua idea è: si fa quando voglio io e come decido io. Inizia dunque a sperimentare voglie represse. Va nei quartieri popolari delle città a forte industrializzazione, dove alcol e prostitute, due vizi ricorrenti, si scoprono fin da piccoli. Ahimè, capita anche che alcune bambine si concedano. E non per gioco o per curiosità, ma per ottenere in cambio quel poco che si può offrire. Peter però disdegna le prostitute, che siano grandi o piccole. Lui preferisce costringere all'accoppiamento agnelli, caprette, cani e addirittura galline, lasciando quelle povere bestiole traumatizzate e ferite. Questi terribili atti che commette non se li tiene neanche per sé. Anzi, per lui raccontare ciò che fa gli animali al prossimo è un vanto. Di queste cose nessuno se ne cura. La madre di Peter è occupata a tenersi ben lontana dal marito, che è stato incarcerato per aver fatto più volte violenza su una delle sue figlie di 13 anni. Inoltre, la madre di Peter deve anche occuparsi della casa, deve riuscire a mandare avanti la baracca e i suoi vicini sono nella stessa identica situazione. Peter dunque continua a caricarsi di stimoli violenti, sadici e distruttivi. La crudeltà della calappiacani affascina Peter, che si affeziona e stringe con l'uomo una grande amicizia. Questa amicizia diventa ben presto patologica, in quanto Peter comincia a conoscere il piacere della tortura e dell'uccisione degli animali, che spesso conduce allo stesso trattamento sulle persone. Infatti, quando ha appena 9 anni, Peter affoga un suo amico mentre stanno giocando su una zattera sul Reno. Peter finge di annegare, il suo amico quindi si tuffa per cercare di salvarlo. Una volta raggiunto, Peter afferra il suo amico e lo trascina sotto la zattera, lo tiene sott'acqua finché non affoga. Il Reno poco dopo restituisce il cadavere e Peter li presenta può godersi da perfetto estraneo il ritrovamento del ragazzino morto, a detta delle autorità, per un tragico incidente. Passano gli anni,
Peter cresce e con lui cresce anche la sua follia. Durante l'adolescenza, infatti, inizia lui stesso ad accoppiarsi con degli animali mentre li uccide. Soprattutto agnelli che colpisce con un coltello alla gola mentre sta raggiungendo il massimo piacere. Nessuno a Colonia sospetta ancora di nulla. A 16 anni Peter scappa di casa e inizia a commettere furti per sopravvivere, finendo così in prigione per la prima volta. In prigione Peter è obbligato a sottostare a tutte le violenze intime e psicologiche possibili e immaginabili. Questi abusi ovviamente aggraveranno ancora di più la sua morbosità patologica. Peter viene scarcerato nel 1899 e piuttosto che tornare a casa va a vivere con una prostituta masochista che ha il doppio della sua età. Peter passa le sue giornate seviziando la donna, trasferendo finalmente i suoi impulsi sadici dagli animali alle persone. Successivamente viene incarcerato nuovamente e a questo punto Peter scopre che la prigione può essere il luogo ideale per sognare ad occhi aperti, per fantasticare. Infatti appena viene scarcerato compie la sua prima aggressione intima su una ragazza nei boschi di Greffenberg. Peter è sicuro di averla uccisa, ma il suo corpo non è mai stato ritrovato, quindi è molto probabile che quella ragazza sia strisciata via il giorno dopo, tenendo per sé quel terribile segreto sperando di non essere rintracciata. Il primo vero omicidio riconosciuto dalla legge di Peter è da collocare nel 25 maggio 1913 a Colonia. Peter passa l'intera primavera di quell'anno rubando e specializzandosi in rapine ai bar e furtarelli in taverne e locande. La sera del 25 maggio Peter sta tenendo d'occhio una locanda di Colonia che si trova sulla Wolfstrasse. Passa qualche ora girando nelle stradine circostanti e poi decide di passare all'azione. Fa dunque irruzione nella locanda e sale al primo piano. L'ispezione però si rivela umiliante, in quanto non c'è niente che valga la pena rubare. Peter quindi sta per andarsene, amareggiato e a mani vuote, fino a quando apre la porta dell'ultima stanza, vedendo una ragazzina di 9-10 anni addormentata nel suo letto. Si chiama Christine Klein. Peter agisce d'istinto, afferra dunque la ragazzina per il collo e la strangola. Quella bambina neanche reagisce, passa dal sonno all'incoscienza. Quando è già senza vita, Peter le sbatte la testa sullo spigolo del letto. Poi fa violenza su di lei e infine le taglia la gola, bevendo il sangue che ne esce. Questi sono minuti di follia allo stato puro. E questa azione scatena in lui qualcosa di terribilmente eccitante e morboso. Così succhiare il sangue delle sue vittime diventerà una costante. Mentre Peter se ne ritorna a casa felice ed appagato, i coniugi Klein rinvengono il corpo della povera Christine. È pallidissima e ha due ferite alla gola. Una è profonda 2 mm, l'altra è profonda 9 mm. L'unico indizio sulla scena del crimine è un fazzoletto di stoffa con sopra scritte le iniziali K. Sfortunatamente anche il padre di Christine si chiama Peter, quindi le indagini prima puntano su di lui, poi sul fratello di quest'ultimo e infine vengono chiuse senza risultati. Il giorno seguente Peter è di nuovo lì a bere una birra in un caffè di fronte alla locanda dei Klein. Tutti chiaramente parlano dell'evento con indignazione e sgomento. Ciò provoca un forte piacere nell'uomo che si sente onnipotente, ma soprattutto inafferrabile. Peter, da inetto insignificante, si trasforma in qualcuno di importante, di cui tutti parlano e hanno timore. Peter dunque sente che quello è il momento della sua rivalsa. È diventato qualcuno, tutti parlano di lui, si sente un grande eroe. Dopo un'infanzia malsana e una giovinezza peggiore, l'impulso sadico di Peter è ormai maturo. All'inizio dell'estate del 1913, Peter ha una breve relazione con una collaboratrice domestica. Al secondo incontro notturno, nella foresta di Greffenberg, la picchia e prova a soffocarla. Poiché sta sorgendo il sole e i passanti iniziano ad essere nelle vicinanze, alla fine decide di lasciarla andare. Durante un'ennesima colazione insieme in un ristorante, quella donna riesce a scappare, ma ahimè non sporge denuncia. Poco dopo Peter attacca un uomo nel Gerresheim Park con un'ascia, fugge senza essere riconosciuto e mentre è in fuga dà fuoco ad un carro carico di paglia. La settimana successiva colpisce un'altra ragazza sempre nello stesso parco e con la stessa ascia. Poi durante la fuga dà fuoco a 3 mucchi di fieno. Poco dopo aggredisce un'altra ragazza con un'accetta che fortunatamente riesce a scappare perché suo padre si mette in mezzo. Dal 1913 al 1921 Peter è di nuovo in prigione, condannato per furto, e a questo punto passa gli anni a far violenza su altri carcerati. Dal 1921 Peter vive ad Altenburg, condivide la casa con una delle sue sorelle sposate. Ad Altenburg lavora in una fabbrica di macchine e diventa un quadro sindacale.
Nonostante ciò, attira l'attenzione su di sé a causa di varie crudeltà messe in atto su alcuni animali. Non viene inoltre segnalata una violenta aggressione a una ragazza che ha spinto in un fosso. Peter sposa August Schaff ad Altenburg nel 1923. Intanto continua comunque a commettere incendi dolosi e crimini di poco conto, almeno fino al gennaio del 1925. Poi un trasferimento lo costringe a spostarsi a Düsseldorf e, come se fosse il catalizzatore delle sue inclinazioni criminali, la città risveglia il vampiro che c'è in lui. Dirà durante un interrogatorio: il mio arrivo in città, salutato da un tramonto che aveva lo stesso colore del sangue, mi fece capire chiaramente quale doveva essere il mio futuro in quella città. In realtà Peter riesce a controllarsi fino al 1929. Il 9 febbraio del 1929 viene rinvenuto il corpo di una bambina di 8 anni, di nome Rosa Olinga. Viene ritrovato sotto una siepe. È stata pugnalata per ben 13 volte e l'aggressore ha tentato anche di bruciarla con un liquido infiammabile, senza però riuscirci. Dalle tracce lasciate sul corpo e sul luogo del delitto, agli inquirenti appare chiaro che l'assassino abbia morso il collo e il petto della vittima. Ha bevuto il suo sangue, infatti vengono anche ritrovate tracce di saliva, e poi ha imbrattato la sua sottanina con il suo liquido del massimo piacere. Non c'è però nessun segno di aggressione intima su Rosa. Questo vuol dire che l'autore del crimine ha raggiunto il massimo piacere senza alcuna azione. 6 giorni prima, nella stessa zona, a Polonia Kun, è stata colpita 24 volte con una forbice. Credendo di aver ucciso la donna, Peter si nasconde nelle vicinanze. Dopo che a Polonia, gravemente ferita, riesce a raggiungere il suo appartamento che si trova lì vicino, Peter torna brevemente sulla scena del crimine. Purtroppo gli inquirenti non hanno l'accortezza di tenere sotto stretta sorveglianza i luoghi delle aggressioni, in quanto Peter ha il vizietto di tornarci spesso durante le notti per ricordare le scene del crimine e per provare più volte piacere intimo senza muovere un dito. Solo 3 giorni dopo l'assassinio di Rosa Olinga viene ritrovata un'altra vittima. Il 12 febbraio del 1929 Peter sta per tornare a casa quando intorno a mezzanotte incontra un invalido di 54 anni di nome Rudolf Schia. Rudolf esce ubriaco da una locanda e poi si dirige verso il suo orto quando arriva Peter e lo pugnala con le forbici. La vittima però lotta per sopravvivere, quindi Peter continua a colpire l'uomo. Una volta senza vita, Peter prova senza successo a raccogliere il sangue della sua vittima direttamente con la sua bocca. Il giorno seguente, come da copione, Peter torna sul luogo del delitto e ha pure la faccia tosta di chiedere ad un agente cosa sia successo, col fine di informarsi sulle dinamiche dell'accaduto. A complicare le indagini si aggiunge un uomo di nome Johan Strosberg, noto per avere dei problemi mentali. Johan viene arrestato mentre insegue 2 ragazze armato di cappio. L'uomo confessa alla polizia di essere l'autore di tutti i delitti avvenuti a febbraio e viene internato in un manicomio criminale. Così, quando ad agosto dello stesso anno rincominciano le aggressioni, la polizia apre un fascicolo nuovo. Tutto il materiale raccolto nelle precedenti indagini è perduto, in quanto accantonato come chiuso. L'8 agosto del 1929, Peter incontra la cameriera Maria Hahn ad Hansplatz e organizza un incontro con lei per un'escursione la domenica successiva. Quella domenica 11 agosto 1929 si incontrano di nuovo ad Hansplatz e prendono il tram e il treno per raggiungere Neanderthal, dove trascorrono la giornata facendo una lunga escursione e fermandosi in diversi ristoranti lungo la strada. Sulla via del ritorno, Peter attira la sua vittima con uno stratagemma in una parte di prato abbastanza appartato. Peter prima strangola Maria Hahn e poi la pugnala con le forbici. Questa volta beve il sangue della vittima, ma ben presto lo vomita. Mette dunque il corpo della vittima in un canale di scolo e poi se ne torna a casa come se nulla fosse. I vestiti sporchi e insanguinati risultano chiaramente sospetti a sua moglie, ma Peter ha sempre delle scuse pronte. A dire bugie è bravissimo. Tuttavia teme che se l'omicidio fosse venuto a conoscenza, lui sarebbe stato collegato adesso. Così torna sul luogo la sera dopo il delitto per assicurarsi che il corpo fosse ancora a posto. Poi si reca nel suo appartamento per prendere una pala. Si reca poi di nuovo sulla scena del crimine per scavare una fossa, lì nelle vicinanze dove nascondere il corpo. Sua moglie si accorge che Peter è uscito di notte, ma anche in questo caso l'uomo riesce a placarla con delle scuse, delle bugie.
Nel periodo successivo torna spesso sul luogo del delitto, inizialmente per mimetizzarlo ancora meglio e, in seguito, per provare piacere. Il 20 agosto del 1929 Peter, dopo il lavoro, si reca alla fiera di Lierfeld e porta con sé un pugnale acquistato di recente. Verso le 2 del mattino segue due ragazze che stanno tornando a casa. Arrivati al primo appartamento, le due ragazze si salutano e si dividono. Una di loro infatti entra in casa, quindi Peter insegue l'altra ragazza, ossia la 18enne Laura Goldhausen. La colpisce con una pugnalata in mezzo alle scapole. Tuttavia, fortunatamente la ragazza riesce a fuggire, è ormai arrivata vicino a casa sua. Chiama dunque i soccorsi e suona il campanello al civico numero 3, dove abita una sua amica. La porta di quella casa fortunatamente si apre in fretta. Quindi Anna riesce a sfuggire a Peter, che ovviamente si affretta a sparire nella notte. Verso le 2:15... inizia a parlare con una donna che sta tornando a casa da sola, la 31enne Olga Mantel. Inizialmente la donna gli sfugge, ma Peter la insegue, la raggiunge e la pugnala più volte alla schiena a Erkatastrasse. Allarmato dalle urla della donna, un facchino di una fabbrica lì vicina si precipita per vedere che succede, notando effettivamente un uomo che insegue una donna. Purtroppo questo facchino lo perde immediatamente di vista. Durante la sua fuga, dopo aver fatto del male ad Olga, Peter aggredisce il trentenne Heinrich Kornblum con una coltellata alla schiena. Fortunatamente riesce a fuggire. Le due donne gravemente ferite, ossia Anna e Olga, non sono in grado di descrivere l'aggressore. Quindi niente porta gli investigatori a tenere d'occhio Peter. Il 21 agosto, nel sobborgo occidentale di Lierfeld, tre uomini vengono pugnalati nella stessa notte mentre tornano a casa. E tutti e tre questi uomini casualmente incrociano proprio Peter. Gli augurano una buona serata e in cambio ricevono delle pugnalate alla schiena. Arriva il 23 agosto, siamo sempre nel 1929, e l'intera popolazione si riversa nelle strade e nelle piazze per festeggiare la fiera annuale dell'antico borgo di Flia. Sono circa le 22:30 quando due sorelle adottive, Gertrude Hamacher, di 5 anni, e Louise Lensen, di 14 anni, lasciano la fiera per tornare a casa senza accorgersi che c'è un'ombra nascosta tra gli alberi che le sta inseguendo. Quando quell'ombra esce allo scoperto, è sicura di essere sola con le bambine, dunque saluta e chiede un favore a Louise. Inutile dirvi che l'ombra è proprio quella di Peter. E ciò che chiede a Louise è: saresti così gentile da andarmi a comprare delle sigarette? Io nel frattempo starò attento alla tua sorellina. Ora, non dobbiamo dimenticare che siamo nel 1929. Questi sono letteralmente altri tempi. Non esistevano maniaci o mostri, o meglio, esistevano e come? Ma la gente non lo sapeva, non li conosceva affatto tramite i media, come accade oggi. Di conseguenza la gente si fidava e i ragazzini e le ragazzine non ricevevano le raccomandazioni che ricevono oggi. Le frasi del tipo «non accettare caramelle dagli sconosciuti» o ancora «non fermarti mai a parlare con un uomo che non conosci» non esistevano. È così che viene a mancare alle bambine quel pizzico di diffidenza che in realtà non è mai dannoso. Louise dunque accetta con un sorriso, prende i soldi e si reca dal droghiere, lasciando la sua sorellastra nelle mani di Peter. Peter strangola Gertrude, si nasconde nella boscaglia e le taglia lentamente il collo con un tagliacarte. Quando Louise torna con le sigarette, viene trascinata a forza negli alberi. Viene poi strangolata e decapitata. Di nuovo in entrambi i casi Peter beve il loro sangue. Il pomeriggio seguente un'altra ragazza di nome Gertrude Schultz viene avvicinata da uno sconosciuto. L'uomo attacca bottone e le propone, senza troppi convenevoli, di avere un rapporto intimo con lui, anche pagando. La risposta della ragazza è: piuttosto preferirei morire. Questa risposta provoca in non poco l'assassino. Peter infatti urla: muori allora! Mentre si appresta a pugnalarla. Gertrude Schultz però, miracolosamente, sopravvive all'aggressione e dunque riesce a fornire una descrizione sommaria dell'aggressore. È un uomo di bell'aspetto, distinto dall'età indefinita, forse ha tipo 40 anni. Secondo gli esperti medici che seguono il caso con la polizia, Peter è ormai arrivato all'apice. La sua ferocia e la sequenza dei suoi crimini non può che aumentare esponenzialmente. Infine, asseriscono con sicurezza che il vampiro ha perso ormai ogni controllo dei propri impulsi sadici e potrebbe finalmente cadere in errore, tradirsi. In realtà non è proprio così. Peter, o meglio il vampiro, sicuramente ha perso il controllo, ma per il momento sembra non sia proprio intenzionato a commettere sbagli clamorosi. Anzi, tutt'altro. Arriva dunque settembre, quando ad una giovane donna di nome Ida Reuter viene fatta violenza intima e infine viene picchiata a morte con un martello. Il 12 ottobre un'altra ragazza di nome Elizabeth Dorriar
viene trovata morta. Il 25 ottobre la signora Moira e la signora Vanders vengono entrambe aggredite a colpi di martello. 7 novembre Gertrude Alberman, di 5 anni, scompare. Peter a questo punto inizia anche a sfidare i giornali. Infatti un quotidiano tedesco riceve una lettera con tanto di mappa che spiega dove si troverebbe il corpo di Gertrude. Questo avviene solo 2 giorni dopo la sua sparizione. Le indicazioni fornite, ahimè, si rivelano veritiere. Gertrude viene trovata sepolta vicino al muro di una fabbrica, strangolata e colpita con 35 coltellate. Gertrude è l'ultima vittima di Peter. Infatti, tra il febbraio e il maggio del 1930, le aggressioni, i tentativi di violenza intima, gli strangolamenti, le aggressioni con martello, non spariscono mica, assolutamente no, ma tutti gli sventurati coinvolti riescono sempre a uscirne vivi. La polizia organizza un'immensa caccia all'uomo senza precedenti. Tuttavia basta il fatto che l'assassino cambi spesso il suo modo di agire per complicare irrimediabilmente le indagini. La popolazione intanto non solo è terrorizzata ma è anche spazientita, non ce la fa più a vivere così. La svolta per la fine di questo incubo giunge il 14 maggio del 1930 e coincide con l'arrivo in città di una cameriera disoccupata in cerca di lavoro. La ragazza, che si chiama Maria Woodley, appena arrivata si ritrova a vagare per le strade senza meta, quando un uomo le si avvicina per darle una mano. La ragazza acconsente, non vede pericolo nel farsi accompagnare da un uomo discreto ed elegante per le vie affollate del centro città. Quando però quell'uomo tenta di portarla in strade meno trafficate e successivamente in un parco isolato, essendo l'ora del crepuscolo, la ragazza si spaventa da morire. Conosce le storie che si raccontano sul vampiro di Dusseldorf. Così quell'uomo così distinto e gentile e Maria iniziano a discutere. E un terzo uomo, attirato dal litigio, interviene immediatamente scacciando il potenziale aggressore. Quell'uomo si accerta delle condizioni della donna. Il suo salvatore sembra proprio un gentiluomo. Se non fosse che quell'uomo che la tratta in salvo è proprio Peter. Peter le offre ospitalità nel suo appartamento, ma Maria rifiuta perché teme che le verrà chiesto, in cambio di un letto su cui dormire, un rapporto intimo. A questo punto Peter si offre di accompagnarla presso una locanda. Maria la segue, ma Peter non la porta in nessuna locanda. Al contrario, conduce Maria fin dentro i boschi di Greffenberg. Qui le afferra il collo e la costringe ad avere un rapporto intimo con lui. Maria sorprendentemente accetta e non oppone alcuna resistenza. Viene dunque condotta all'appartamento di Peter e, a rapporto completato, l'uomo la riaccompagna alla stazione con un tram. Peter è tranquillo e soddisfatto. Sa che quella donna non la rivedrà mai più. Ma si sbaglia di grosso. Infatti, il 17 maggio, Maria scrive una lettera ad una sua amica, una certa signorina Bruckner, la quale le racconta la propria disavventura con Peter. Ma per un errore delle poste, quella lettera viene recapitata ad un'altra donna, la signora Brugman, che si allarma immediatamente e denuncia il fatto alla polizia. Interrogata a lungo dagli investigatori, Maria decide di collaborare. Conduce il capo ispettore ad un edificio a Methmannerstrasse, proprio dove abita Peter. Maria appena entra riconosce immediatamente l'atrio del palazzo, mentre la padrona assicura di aver affittato ad un certo Peter Curtin l'appartamento incriminato. Incredibilmente nessuno si accorge che Peter, mentre gli investigatori si accingono a ispezionare le stanze, scende le scale con un cappello calato sopra gli occhi e si allontana velocemente lungo la strada. Peter ormai ha capito che il suo arresto è inevitabile e con la sua fedina penale rischia almeno 15 anni di lavori forzati. Quindi quando sua moglie torna, dopo essere stata via per un periodo col fine di prendersi cura di alcuni suoi familiari, decide di confessare il tentativo di violenza intima. Secondo ciò che dice Peter, parla con sua moglie la mattina del 23 maggio e la moglie, dopo aver sentito la confessione parziale di Peter, si dispera. Ma non si dispera perché suo marito ha tentato di far violenza intima su un'altra donna, né si dispera perché suo marito rischia di essere condannato ai lavori forzati. No, la moglie di Peter si dispera perché l'incarcerazione del marito per lei significherebbe vivere una vita di stenti, di disoccupazione e di fame. Senza il marito che la sostiene economicamente, per lei è finita. Comincia dunque a meditare il suicidio e non lo nasconde al suo consorte, anzi lo invita a seguirla. Gli chiede di morire con lei. Peter, per la prima volta in vita sua, rimane senza parole. È sconvolto e passa il resto della giornata a meditare. Fino a quando, verso sera, dice a sua moglie: «Guarda che io posso aiutarti». Sua moglie lo guarda e lui inizia a confessare
tutto. Peter confessa alla moglie di essere il famigerato vampiro di Dusseldorf. Le racconta ogni singolo omicidio per risultare il più credibile possibile. Quindi infine le spiega che la polizia ha promesso una ricca ricompensa per la cattura del vampiro. Con quei soldi lei potrebbe vivere tranquillamente per molti anni. Le basta solo denunciare suo marito alla polizia. La signora non è molto convinta perché non vuole tradire suo marito in un modo così infame. Ma alla fine Peter riesce a convincerla. Il 24 maggio del 1930 la moglie di Peter Curtin racconta tutta la storia alla polizia. Gli agenti assediano immediatamente la casa in cui risiede il vampiro. Sono armati e pronti a sparare in caso l'uomo tentasse la fuga. Solo verso le 15 Peter esce di casa e sotto il sole primaverile esclama: «Non c'è bisogno di allarmarsi tanto! Eccomi! Sono qui!» Così si consegna di sua spontanea volontà alle forze dell'ordine. Viene quindi sottoposto allo studio attento del dottor Karl Berg, eminente psicologo tedesco che in 3 anni acquisisce una conoscenza enciclopedica di Peter, sia dal punto di vista fisico-clinico che da quello storico-psichiatrico. Scriverà poi sul vampiro un trattato dal titolo Il sadico. Karl Berg ammette che Peter è dotato di un acume affascinante e che la sua memoria funziona in maniera straordinaria, tanto che ogni crimine viene ricordato e raccontato nei minimi dettagli. Questo accade solo quando l'assassino deve parlare di omicidi e di violenze, che di fatto sono per lui cose gratificanti. Del resto Peter si ricorda poco o niente, non si ricorda quando ha sposato sua moglie, non si ricorda del periodo in cui ha lavorato senza commettere alcun delitto. L'omicida detta direttamente lo stenografo ogni singolo delitto, ogni singola aggressione. E più sono inorridite le facce dei testimoni, più è alto il piacere che prova. Peter non prova alcun sentimento di colpa o di pentimento. Vuole solo che a sua moglie sia garantito un ricco futuro. Sua moglie, quella donna che non solo non ha mai amato, ma che ha anche tradito per tutta la vita. Peter però confessa che l'ha sempre ammirata per il suo splendido carattere. Il processo si apre il 13 aprile del 1931, con l'imputazione di 9 omicidi e 7 tentati omicidi. Per le aggressioni, 63 in tutto, tra cui altri 3 delitti, non ci sono prove a sufficienza. L'imputato è vestito con abiti bianchi, è pulito, i capelli sono impomatati e indossa degli occhialetti da uomo d'affari. Assiste al dibattito chiuso in una cella antifuga, mentre alle sue spalle è allestito un vero e proprio museo degli orrori, con un campione di reperti legati alle sue atrocità. Teschi, martelli, coltelli insanguinati, forbici, corde, vanghe e infine un corpo intero con delle evidenti ferite. Ci vogliono 2 mesi per convincere Peter a confermare la sua confessione, in quanto ormai sua moglie ha ricevuto la ricompensa in denaro e l'uomo non ha alcun interesse nello smascherarsi. Alla fine però cede e conferma la sua confessione. I dottori più brillanti della Germania lo analizzano e concludono che l'imputato è stato sempre pienamente responsabile e cosciente delle proprie azioni. Inoltre, secondo loro, Peter ha agito per vendicarsi sulla società, per le sofferenze patite in prigione durante l'infanzia. Durante le deposizioni in tribunale, Peter racconta la propria vita, soffermandosi sugli omicidi con una freddezza e tranquillità tali da rendere in vano ogni disperato tentativo di ottenere l'infermità mentale. Peter viene condannato a morte, lo ghigliottinano. Il 2 luglio, infatti, viene preparata la ghigliottina nel piazzale del carcere di Königsberg. Prima di essere ucciso, Peter chiede: «Mi potrebbe dire se una volta che la mia testa è stata tagliata sarò ancora in grado di sentire il suono del mio sangue uscire dal ceppo del collo? Questo sarebbe il piacere di tutti i piaceri». Peter, il vampiro di Dusseldorf, era affetto dalla sindrome di Renfield ed era proprio questa a causare la sua ossessione per il sangue. Questa sindrome infatti è conosciuta anche come vampirismo clinico. È una parafilia caratterizzata dall'eccitazione associata ad un bisogno compulsivo di sentire, vedere e ingerire sangue. Ciò indipendentemente dal fatto che ci sia o meno l'autoconvinzione di essere un vampiro. Detto questo ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Spero che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo serial. Lo conoscevate? Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. O meglio, prendetevi cura di voi. Ciao ragazzi, ciao ragazze.